parole, accuse reciproche, orrori svelati e attesa nella speranza che qualcosa accada, che qualcuno apra una breccia per la pace. Mentre le armi continuano a uccidere, la diplomazia sembra arenarsi. Per ora le grandi potenze mondiali appaiono più interessate a sostenere le azioni militari che a trovare soluzioni. La Casa Bianca assicura che il presidente Biden non andrà a Kiev al suo posto, con molta probabilità il segretario di Stato Anthony Blinken, lo stesso che oggi ha sottolineato agli alleati europei che la guerra in Ucraina potrebbe prolungarsi per tutto il resto dell'anno. Intanto Washington continua a inviare a Kiev nuove armi per respingere l'assalto di Mosca, che attraverso una nota diplomatica ribadisce che questi aiuti militari aggiungono benzina al fuoco e potrebbero portare a conseguenze imprevedibili. Dura la risposta di Washington. Avevamo avvertito la Russia che in caso di invasione dell'Ucraina la risposta sarebbe stata senza precedenti. Da parte sua, il Cremlino definisce l'ipotesi di allargare la NATO a Finlandia e Svezia una minaccia alla stabilità del Nord Europa. Nella giornata di oggi, poi, Mosca, sempre più isolata, ha deciso di espellere 18 membri della rappresentanza dell'Unione Europea in Russia. Tutto questo mentre alcuni paesi, come la Francia, riaprono le sedi diplomatiche in Ucraina. Da parte sua, il presidente Zelensky, orgoglioso per la resistenza estrema del suo popolo, mette in guardia il mondo da un possibile attacco nucleare da parte della Russia e continua ad invocare un aiuto sempre più concreto da parte dell'Unione Europea. Attraverso uno dei suoi consiglieri, il capo negoziatore Mykhailo Podolyak, sollecita da parte di Bruxelles un embargo completo sul petrolio e sul gas russo.